signor Achille, ma no, non può stressare perché perché sono di Penate, ce l'hanno con me, caro. Chi ce l'ha con chi lei? Chi sul giornale, guarda. Che giornale è questo? L'Animalini? Sì. Pubblicazione, è una pubblicazione che conosce nel solo bosco, lei. Nel bosco. Ah, nel bosco. Guarda. Allora, vediamo il titolo. Achille, la rivolta dei cespugli. Allora, caldo! Va bene! Così non va, Lo sai perché? Perché? Come mai? Guardiamo, chi c'è? I cespugli vogliono andare con Pacciani. Perché? Perché ha detto che vedono delle cose migliori. Vabbè, lascia perdere, Achille. Guarda, lascia allora, perdere. Caldo, senta, signor Achille, lei mi sta... Lei mi... Uno, due! Senza problemi, caldo! Non urli! Non urli! Lei, per favore. Lei irrompe nella trasmissione! Lei improvvisamente, mentre io parlo, irrompe! Ti sembra questo il sistema? Caglio, non ti preoccupare, chi rompe paga! Sì, no, non ho detto rompe, ho detto lei irrompe, lei mi tedia! Lei mi tedia l'esistenza! Lei mi tedia! Sei stanco? Perché? Ti vuoi una tedia per metterti a sedere? Importante, è tanto, uno, due! Allora, faccia sto annuncio. Cosa vuol fare? Vuole ammazzare qualcuno? Sì. Qualche animalino catturare, no? Sì, no, volevo una novella. Una novella, allora, sentiamo la novella. Magari che c'ha anche la morale. C'ha la morale! Ce l'ha! Non lo so, ho fatto io una domanda, ho detto, magari ha anche la morale? Come se, quale sei? Cos'è? Vabbè, via. C'ha la morale, cioè la morale. Allora, c'era una volta... Cecco rivolto. E gli voltava, ma che... No, mamma mia, che ho detto? C'era una volta un vagabondo, caldo. Sì, Lilli. Aveva... Lilli. Eh? Lilli è il vagabondo. Lilli? Qui, lì, da qualche parte... C'era, te lo giuro io, che l'ho visto, caldo, c'era il vagabondo, uno, due, alla lancia di un giorno, quando... Allora, c'era una volta un vagabondo. Oh! C'era una volta un vagabondo. Cosa fece sto vagabondo? Aveva fame perché non lavorava, era un vagabondo, caro. Allora andava a giro e cercava da mangiare. E vide lui, vide con gli occhi. Sì, ma non urli. Un campo di gran turco. Beh. Entrò e disse, ora mangio. Va bene. Senza urlare. Strappò. Tre o quattro pannocchie. Sì, di mature. Mais. Di mais. Le pannocchie. Di mais, sì. Mais. Sei contento? Di mais. Mais. Di mais. Se dormi meglio, se mais. Che no? E mais. È importante. La grande, la grande. Allora. La grande, la grande. Allora, mangiò sta pannocchia di mais. Di mais. Si vide, da lontano vide. Uno c'era uno piatto. Sì. Naturale, caro. Tante cose, le piazze quasi sempre sono naturali. Non faccia riferimento alla perdita dei miei capelli, per cortesia, quando parla di spiazzi. Vide questo piazzo e c'era dei tordi che mangiavano. Tordi? Tordi. Mangiavano le granaglie. Sì. E lui faceva tordi, tordi. Io non lo sentivo. Perché? Perché erano tordi, caro. No, erano scherzo, caro. Era uno scherzo. Allora. Vedi cosa mi dicono poi? Carlo Conti c'ha lo spiazzo e il cespuglio. Guarda, per colpati qua. E il cespuglio? E il cespuglio dietro, riferimento a... E la piazza anche, via, scrivi. Ehi, vai! Mettiamoci una statuina. Vai! Allora. Era uno scherzo, Va bene. Allora, il tordo... Il tordo, e lui dice, se io furbo, prendo il gran turco, lo chiccolo, vabbè, lo schiccolo, lo chiccolo, lo butto nello piatto, mi metto dietro un cespuglio, quando il tordo arriva io ne prendo 4 o 5 e domani li mangio. E infatti lui fece così, si mise dietro, arrivò 4 o 5 tordi, li chiappò, stirò il collo e il giorno dopo li mangiò. Questa è la storia. Guardi, scusa, passi la storia.
passi la storia. Ma la morale dov'è? C'è la morale. E qual è? Meglio tardi che mai, se l'importante è la grande. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda. Dove sei? Guarda, vieni qua, vieni. Guarda. Guardate che meraviglia. Guarda. Guardate meraviglia. L'orologio di Achille. Qui? Guarda, che c'è scritto, indica solo due ore. Due, non ce ne ha. Uno e due. Che ore sono? L'una, che ore sono? Le due, che ore sono? Boh. Senti, ma ce l'ha... C'è più. Ce l'hai solo te o è anche nei negozi? Siamo un po' nei negozi. Ah, ah, Achille! Achille! Sparisca! Due.